Ciao a tutti, oggi è sabato 6 giugno, sono praticamente le 5.10, anzi per la precisione le 5.13 del pomeriggio e mia moglie proprio poco tempo fa mi fa: Momovigno, cosa dici se stasera prendiamo una bella pizza? Cosa faccio? Dico di no? Certamente non mi lascio scappare questa occasione. Sapete che io amo la pizza in qualunque modo, quindi ogni lasciata è perso, come diceva qualcuno. E perché vi sto dicendo questo? Perché mi sono ricordato che io ho parlato tantissime volte della pizza qua in Brasile, però non ve l'ho mai fatta vedere. E io penso che molti di voi che ancora non sono stati in Brasile saranno curiosi di vedere com'è una pizza brasiliana. Quindi adesso è ancora presto, purtroppo la pizzeria è ancora chiusa, devo aspettare fino alle 6:30, quindi più tardi appunto io ordinerò una pizza per me e mia moglie e appunto vi farò vedere com'è fatta, com'è, se è buona, non è buona, insomma andremo a vedere dopo, ok? Quindi abbiate pazienza come ce l'ho io, perché già non vedo l'ora di poterla mangiare e ci vediamo più tardi. Allora, sono le 7. Ci ho messo praticamente mezz'ora per ordinare sta pizza. L'ho ordinata in una pizzeria che hanno aperto da poco, proprio vicino a me. Si chiama Villa Verona. La pizza là è molto buona, ma il servizio, porca miseria, mi hanno fatto aspettare praticamente mezz'ora per ordinare una pizza. L'altra volta, quando l'ho ordinata, ci ha messo più di un'ora per arrivare, mi è arrivata praticamente fredda. Adesso vediamo questa volta cosa succede. Io mi auguro che arrivi in tempo, che arrivi bella caldina e vediamo. Allora, come avete visto, ho già preparato la tavola, così la buona, tanto siamo solamente io e mia moglie. La pizzeria ha detto che ci vorrà circa 40 minuti. A me sembra tanto, perché la pizzeria qui sarà a 200 metri. Però vabbè, vediamo se effettivamente arriverà in tempo, quindi se per le 7.40, 7.45 la pizza sarà qui. Per i 32 reais. Beh, sinceramente è un prezzo medio delle pizze qua in Brasile, dopo vi farò vedere quella che ho preso. Diciamo che sono arrivato addirittura a pagare 50 reais una pizza. Certo però che il confronto all'Italia è un prezzo molto elevato a mio parere, però vabbè, d'altronde che ci possiamo fare, siamo qua in Brasile, quindi va bene così. Io sono già contento oggi di mangiare una bella pizza. Peccato che non ci ho pensato e non ho comprato la birra. Beh, vino me lo posso scordare, quindi ho lì il guaraná. Guaraná è proprio una tipica bevanda, la tipica bibita brasiliana, che non è malvagia, assomiglia come sapore un poco alla gazzosa, giusto per chi non l'ha mai assaggiata. Quindi boh ragazzi, aspettiamo, io ho già fame, sono le 7:15 quasi, aspettiamo che io ho già fame e speriamo che sia puntuale questa volta. Boh, la pizza è arrivata, c'è da dire che sono stati in orario perché sono appunto le 7:40, loro avevano detto appunto 40 minuti, in effetti è così. Allora, beh, come potete vedere appunto Villa Verona, pizzeria, c'è la bella bandiera italiana. Adesso vediamo com'è fatta sta pizza. Allora, questa è appunto una bella pizza brasiliana. Allora, già una differenza che penso che ci sia con l'Italia. Qui è possibile scegliere una pizza a due sapori.
Mia moglie ha preso frango con katuberi, frango non franco, e io invece ho preso una bauru. Allora, frango con katuberi vuol dire petto di pollo, con katuberi è, diciamo che è la marca di un formaggio spalmabile, quella cosa bianca che si vede lì sopra. La bauru, quella che ho preso io, assomiglia in qualche modo alla pizza al prosciutto italiana, perché appunto gli ingredienti sono pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. È una, oserei dire, tra le più semplici che fanno qua in Brasile, perché qui c'è una scelta enorme appunto di pizze, tutte quante con un casino di ingredienti. Questa qua è quella che io non dico che preferisco, ma è tra quelle che io preferisco, proprio perché è una tra le più semplici. Adesso andiamo a vedere un attimino più in dettaglio. Allora, come si può appunto notare, la grande differenza con una qualunque pizza italiana è prima di tutto la pasta. Qui in Brasile fanno una pasta molto più fine che in Italia. Io una volta avevo chiesto ad un pizzaiolo per quale motivo appunto la fanno in questo modo. Loro mi hanno detto che praticamente nell'impasto aggiungono sempre delle uova, perché con la farina che c'è qua in Brasile, diciamo che non va molto bene per fare una pizza tipo quella italiana. Io non so se sia vero, perché per esempio io seguo dei canali dove spiegano, fanno vedere, dove parlano di pane, di focaccia, di pizza, e loro in quello che fanno non usano le uova, eppure vi assicuro che fanno dei bei panini, delle belle focacce. Quindi a me questa idea che in qualche modo siano obbligati a mettere le uova, mi sembra un po' strana, però per l'amor di Dio non sono un pizzaiolo, non sono un panettiere, quindi crediamoci. Poi altra differenza ovviamente è la quantità di ripieno. Non so se riuscirò a farla vedere, però guardate, c'è la differenza tra le dimensioni della pasta, che è di pochi millimetri, con il ripieno. Quindi è una cosa esagerata, oserei dire, confronto a quella italiana. Però c'è da dire, questo potrebbe anche essere un vantaggio. Io sinceramente, ve lo dico con sincerità, sarà perché mi sono abituato, per l'amor di Dio, però a me la pizza brasiliana tutto sommato non dispiace. Ovvio, dipende dalla pizzeria, dipende da che tipo di pizza prendete, però per esempio questa qua tutto sommato non è malvagia, ve l'assicuro. Poi è sempre una questione di gusti, ovviamente. C'è da dire una cosa, un lato, ma diciamo negativo, mettiamolo in questo modo. Allora, la pizza italiana, diciamo che ha un grande vantaggio, che vabbè, a parte gli ingredienti di buona qualità, è che è leggera. Quindi io mi ricordo quando ero in Italia, quando andavamo magari con mia moglie o anche con gli amici in pizzeria, cioè allora cominciavamo a prendere un antipasto, dopo si mangiava una pizza intera e finito la pizza io prendevo addirittura il dolce. Qui una cosa del genere è impossibile, a parte che qui in Brasile la pizza non è individuale come in Italia, quindi qua una pizza vale per 2, per 3, per 4 persone. Ma poi vi assicuro, sarà perché la pasta è fatta in questo modo, sarà perché c'è un casino di ingredienti, vi assicuro che mangiare una pizza intera qua in Brasile è molto difficile. Io, pur essendo un appassionato di pizza, vi assicuro che faccio fatica a mangiare la mia metà intera. E tornando appunto agli ingredienti, al ripieno, chiamiamolo in questo modo, questo è uno dei motivi per cui a molti brasiliani non piace la pizza italiana, perché per loro è come mangiare pane, perché sono così abituati a vedere tanta roba sopra la pizza che quando gli presento una pizza con poche cose, tra virgolette, che si mangia comunemente italiana, è ovvio che loro storcono un po' il naso. Buon ragazzi, allora sono quasi alle 8 meno 10, io ho una fame della Madonna, la pizza sta diventando fredda,
Quindi adesso, sinceramente, quello che voglio fare è mangiarmi una bella dose di pizza e quindi buon appetito a me. Io, ripeto, ho fatto questo video perché, come ho detto all'inizio, ho sempre parlato di pizza qua in Brasile, però non ve l'ho mai mostrata, quindi ho approfittato di questa occasione appunto per farvela vedere con me. Quindi spero che questo video sia stato interessante per qualcuno, vi sia piaciuto e noi ci vedremo nel video prossimo, ok? Ciao!